il dibattito che questa sera si è sviluppato sul tema. Scusi, assessore, consigliere. L'assessore Zilli, il consigliere, adesso potrebbe fare una dichiarazione di voto per il suo gruppo, non lo so, adesso ascoltiamo, scusate. È stato molto lungo. Avete, posso fare la dichiarazione di voto, quindi che c'è. Faccio però delle considerazioni, chiaramente, che mi competono. Se volete mi metto di là. Prego, assessore, continua. Prego. Devo mettermi di là. Io credo questo, che il dibattito chiaramente si è articolato facendo diverse valutazioni. A prescindere, tutti sicuramente hanno espresso delle verità, ma anche hanno espresso delle cose imprecise o comunque la propria verità. C'è un aspetto di fondo che per chi amministra indubbiamente ha la responsabilità di controllare. Qua è stato detto chiaramente che il personale e chi ha competenze va in capo alla parte politica, però ricordo che chiaramente le competenze della parte politica, dalla parte amministrativa, sono sancite dalla legge, ognuno con le proprie responsabilità. Ci sono aspetti di carattere fiduciario nei confronti dell'amministrazione che vanno salvaguardati nei ruoli. È chiaro comunque, queste delibere hanno un significato anche di trasparenza, tanto è vero si è aperto un dibattito, però chiaramente, ripeto, se ci sono delle responsabilità, sono in capo ad ognuno. Ricordatevi che in ogni caso c'è sempre una corte di conti che guarda su quanto succede per quanto riguarda anche i deliberati, non solo i deliberati, ma anche quello che va a determinare le varie sentenze. Per quanto riguarda il problema dei vigili, è un problema che non riguarda solo questo comune, ha interessato l'intera regione, questo devo ricordarlo. Per quanto riguarda il problema del farmacista, siamo nel primo grado di sentenza. Vedremo più avanti come si sviluppa. È chiaro, ognuno con le proprie responsabilità. Per quanto riguarda Vivo Pordenone, di cui io faccio parte, ovviamente ho portato anche la delibera, ma parlo a nome del gruppo, sosteniamo questa delibera.